In questo video risponderemo alle domande più frequenti che ci vengono fatte su Topic. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e dare la campanina, così sarete avvisati ogni volta che verrà caricato un nuovo video. Inoltre vi ricordo che Capellissimo lo trovate anche su Facebook e su Instagram. Ricordatevi di scriverci nei commenti gli argomenti che più vi interessano, così potremmo fare del nuovo materiale. Oggi risponderemo alle domande più comuni riguardo a Topic. Topic è un cosmetico in grado di nascondere il diradamento dei capelli. È perfetto per coprire la stempiatura o la chierica tipica della calvizie maschili, ma anche le forme di alopecia femminile, ed inoltre un valido supporto per coprire tutte quelle zone a meno densità di capelli, permettendo così a chi lo usa di poter definire l'acconciatura. Come si utilizza Topic? L'applicazione è molto semplice, basterà far cadere le microfibre nelle zone interessate e praticamente queste aderiranno ai capelli grazie alla carica elettrostatica, facendoli apparire così più folti e voluminosi. L'applicazione di per sé è molto semplice, ma soprattutto le prime volte è consigliabile l'utilizzo dell'applicatore spray, questo qui, che si avvita alla confezione da 12 grammi e quella da 27,50, trasformandolo appunto in uno spray. Questo applicatore facilita il raggiungimento delle zone più complicate da raggiungere, ma vi aiuterà anche a dosare in modo corretto le fibre di Topic. L'errore tipico di chi lo usa le prime volte è di esagerare con l'utilizzo del prodotto, creando così un risultato poco naturale. Va bene? A posto? Dove si compra Topic? Topic è disponibile sul nostro sito www.capellissimo.com. Potrete acquistare uno dei suoi formati, quindi il 3 grammi, il 12 grammi, il 27,50, il 55 grammi, oppure approfittare delle nostre offerte kit, dove sono presenti anche gli accessori più utili. Come scegliere il colore di Topic? Topic è disponibile nei colori nero, castano scuro, castano medio, castano chiaro, rosso, biondo medio, biondo chiaro, bianco e grigio. Se non avete mai provato Topic e siete indecisi sulla colorazione dei capelli, il nostro consiglio è di provare prima con una colorazione più chiara. Questo perché, in caso di errore, non verrà a notarsi la presenza delle fibre sui capelli. Al contrario, con una colorazione invece più scura, si noterà appunto una presenza estranea sulla cute. Qual è l'altra domanda? Topic fa male o è cancerogeno? Topic è un cosmetico. Topic è un cosmetico che viene sottoposto ai controlli sanitari da parte delle autorità competenti. Non provoca allergie e non ha controindicazioni. Può essere utilizzato in combinazione alle cure anticalvizie o anche nella fase post-trapianto, quando ancora i nuovi capelli non sono cresciuti. Inoltre, le microfibre sono composte principalmente da cheratina, che è una proteina naturale presente fra l'altro anche nei capelli e non è assolutamente cancerogena. Perché Topic si vende solamente online? Sfatiamo questo mito. Topic è disponibile sia nelle farmacie che nelle profumerie o negozi di cosmetica ed è anche facile trovarlo in molti saloni di bellezza. Ciò che accade più frequentemente è che questi negozi fisici non hanno l'intera disponibilità di tutti i formati e tutte le colorazioni. Inoltre, molte persone che utilizzano Topic non vogliono far conoscere all'esterno l'utilizzo di questo cosmetico, quindi difficilmente andranno a comprarle di persona in un negozio fisico, ma preferiscono farli online. Infatti, le nostre spedizioni sono del tutto anonime e riservate. Se questo video lo stai trovando utile, ti chiedo di mettere un mi piace e ricorda di iscriverti al nostro canale. Topic fa perdere i capelli perché non fa respirare il cuoio capelluto. Questa è un'altra leggenda metropolitana nata su internet. Le fibre di cheratina aderiscono ai capelli grazie alla carica elettrostatica e non vanno mai a contatto col cuoio capelluto. Inoltre, le fibre di Topic sono estremamente leggere, quindi non soffocano in nessun modo il cuoio capelluto. Anche per questo motivo è importante acquistare unicamente Topic originale e diffidare dall'imitazione e dalle contraffazioni. Questo perché i prodotti che copiano Topic non sono sottoposti agli stessi standard di qualità e agli stessi controlli sanitari. Ciò che potrebbe accadere a chi utilizza molto frequentemente Topic è che una volta eliminato e si elimina con un comune shampoo, noti la sua capigliatura molto più diradata, ma questo qui è più che altro un effetto ottico perché sei abituato visibilmente a vedere la sua chioma molto più folta e voluminosa. Si può usare Topic per infoltire la barba? Topic è un cosmetico che nasce per infoltire i capelli, ma può essere utilizzato anche sulla barba. Per questa operazione sono necessari due accessori, l'applicatore spray e il pettinino optimizer. Il pettinino optimizer verrà posto nelle zone in cui non cresce la barba, quindi per delinearla, ed ha degli speciali dentini che simula la crescita dei capelli o appunto dei peli della barba.
L'applicatore spray serve per dosarlo correttamente nelle zone interessate. Vado avanti allora. Si può utilizzare Topic per i capelli rasati? No! No, Topic per poter funzionare ha bisogno di capelli, seppur minimi, della lunghezza di almeno un centimetro. Il capello rasato dà troppo poco corpo dove poter aderire. Topic resiste all'acqua? Topic resiste alla pioggia, al sudore e al vento, quindi se con l'acqua intendiamo qualche schizzo o una piccola pioggia non c'è nessun problema. Se vi immergete in mare o in piscina, buona parte del prodotto potrebbe andare via, comunque il risultato non sarà più naturale. I pro e i contro di Topic. Il vantaggio nell'utilizzare Topic è quello di vedere immediatamente la propria capigliatura folta e voluminosa come era un tempo. Inoltre con questo cosmetico si possono definire le acconciature che prima risultavano assolutamente impossibili. Si tratta anche di un'opzione assolutamente non invasiva e molto più economica rispetto a tante altre. Molte persone utilizzano Topic nella vita di tutti i giorni, sia a casa che al lavoro, altri in determinati eventi, quali ad esempio dei matrimoni. Lo svantaggio è che non è una cura contro la calvizie e non farà ricrescere i capelli. Sul nostro sito troverai unicamente Topic originale, ma anche tantissimi altri cosmetici per la cura e la bellezza di capelli e della barba. In particolare, per esempio, i prodotti di fondo natura che sono creati in Italia utilizzando unicamente ingredienti naturali. Spero che con questo video ho risposto a tutte le tue curiosità su Topic. Ti ricordo che puoi trovare questo prodotto sul nostro sito www.capellissimo.com e scegli tra i formati di Topic oppure tra i kit quello che è più adatto alle tue esigenze. Ricorda anche di iscriverti al nostro canale YouTube, dare la campanina e commentare, scriverci le tue curiosità, le tue domande su questo o su altri argomenti. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!